Estremo microfono. Buongiorno, benvenuti a Circo Bianco, il Canada, uno splendido paese. Cordiali saluti a tutti da Lake Louise. Questa meravigliosa stazione sciistica si trova proprio nel cuore del Parco Nazionale di Banff. Non bisognerebbe mai sottovalutare la gara di prova. È molto giusto per prendere confidenza con la pista prima della competizione vera e propria. Santo cielo, che razza di salto! Oltre 45 metri! Dopo il primo tempo parziale si piazza al secondo posto. Bel salto! È stato tra i 25 e i 30 metri. Molto bene, un gran salto! Quasi 40 metri, penso! Senza quei piccoli errori, la sua prestazione sarebbe stata perfetta. Nuovo miglior tempo! Salve a tutti e benvenuti a una nuova competizione sciistica. È il Canada, uno splendido paese. Cordiali saluti a tutti da Lake Louise. Oggi nevica un po', ma dubito che avrà molta importanza. È partito molto, molto bene. Sì, splendidamente. Sfiora le porte con leggerezza. È esattamente quello che si deve fare. Fantastico, si mantiene molto vicino alla traiettoria ideale. La sciolinatura sembra adeguata. Sì, ha una discreta velocità. Wow, che salto straordinario, 45 metri! Incredibile, perfetto! Buongiorno, benvenuti al Circo Bianco. Oggi siamo al comprensorio di Lake Louise, in Canada. Bene, sono proprio curioso di vedere la discesa dell'italiano che si prepara ora a partire. Senza dubbio, questa stazione sciistica è uno dei luoghi più affascinanti di tutto il Canada.
e mantiene sulla traiettoria migliore. Ah, ha urtato una porta. Ti costerà caro. Al primo tempo parziale è in testa. E la cava bene sulla pista. Ho l'impressione che lo debba anche a una buona sciolinatura. Fenomenale, è il parziale migliore per il momento. Sta facendo un'ottima gara, non ci sono dubbi. Con questo il comando. Buongiorno, stiamo per goderci un'altra spettacolare giornata di sci. Saluti da Lake Louise, in Canada. Al mio fianco, come sempre, la voce dell'esperto. Benvenuto, collega. Buongiorno e un saluto a tutti voi. Questa meravigliosa stazione sciistica si trova proprio nel cuore del Parco Nazionale di Banff. Credo che Ingemar Stenmark sia considerato il miglior slalomista di tutti i tempi. Evitare che si ripeta. Adesso ha raggiunto un'ottima velocità. Sì, deve essere grazie a una buona sciolinatura. Un'altra irregolarità. Dovrà fare in modo che ciò non si ripeta. E un'altra. Un italiano sulla linea di partenza. Ha raggiunto una buona velocità dopo la partenza. Oh oh, ha mancato la porta. Deve fare più attenzione. Cava bene sulla pista. Ho l'impressione che lo debba anche a una buona sciolinatura. Conquista la prima posizione.